Torna l'incanto della scoperta dei luoghi preziosi e dei segreti della città fino al 3 novembre. Appuntamento con le vie dei tesori per 5 fine settimana, dal 4 ottobre a Palermo anche il venerdì e a Carini, Catania, Ragusa, Scicli, Noto, Sciacca il sabato e la domenica. Stamattina la 18ª edizione della manifestazione che in questi anni ha svelato magie e bellezze di monumenti, terrazze, giardini, chiese e musei siciliani è stata presentata a Palermo nella sede di Unicredit di via Magliocco. 90 luoghi apriranno le porte con numerosi inediti. Si potrà perfino andare a vedere dove l'officina del tram di Palermo, ma ci saranno anche i luoghi della legalità col bunkerino di Falcone Borsellino che apre per la prima volta, c'è la caserma dei Vigili del Fuoco, c'è tutta una città che si mette in gioco con 550 ragazzi delle scuole di Palermo che affiancano 200 giovani esperti del patrimonio e poi tanti progetti speciali per il centenario di Enzo Sellerio, un progetto di concerti nei luoghi del Liberty. Per la prima volta mostrato il mosaico De Spuches a Carini. Quest'anno, pensate, questo mosaico che era nella casa di Guttuso e che leggenda vuole la moglie di Guttuso non amasse perché ritenesse così un po' portatore di sventura, è un mosaico romano straordinario che stava negli scatoloni da tanto tempo e che mostriamo in anteprima. La prima fase della manifestazione ha coinvolto Bagheria, Termini Imerese, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, Enna, Messina, Caltanissetta, Corleone, Alcamo e Leonforte. Come sempre le vie dei tesori si conferma un volano per il turismo e per l'economia della regione. Attraverso questo progetto si è fatto anche questo, cioè si è data luce a dei territori, a dei borghi meravigliosi che magari erano cosiddetti insomma fantasma ancora. Chiaramente io ci vedo anche la grande attrattività turistica, ma non solo. Nel percorso che abbiamo attivato di destagionalizzazione è certamente uno di quegli eventi, di quei progetti che devono camminare insieme a questo. Anche quest'anno Unicredit è sponsor della manifestazione. Un dato importante che è da rilevare è che in questa manifestazione vengono coinvolti circa 1500 giovani e questo, che è un dato già di per sé importante in valore assoluto, lo è ancora di più da noi dove sappiamo che insomma, le opportunità per i nostri giovani poi non sono così numerose. E anche noi negli ultimi 20 mesi in Sicilia come banca abbiamo dato da questo punto di vista anche un riscontro molto positivo, abbiamo assunto oltre 100 giovani. Occhio al programma e si parte.